assistito, assistito passivamente senza prendere, diciamo, non dico le parti dei bambini, ma senza sicuramente denunciare il fatto, senza fermare il quanto possibile la commissione di quei reati, di quei comportamenti stessi. Quanti educatori c'erano in quella struttura? A parte i due soggetti che ovviamente rientrano nell'attività in maniera molto diretta, ci sono altre due educatrici da due posizioni, ovviamente a parte della giudiziaria. Cioè sono indagate le due educatrici? Sì, la Scusi, sono ai domiciliari o i due arresti ai due? No, una la coordinatrice ai domiciliari? Sì, la coordinatrice ai domiciliari, sì. E l'altra persona, il titolare? L'altro, però è stato colpito da una misura interdittiva temporanea all'esercizio dell'attività professionale. Quindi non è stato arrestato lui? È stato arrestato nella flagranza del reato, ma successivamente con una misura cautelare, quella decisa dal GIP, serie di responsabilità, valutati anche tutti i pregressi episodi, è stato colpito dall'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditore. Ma in questo momento è diciamo detenuto o no? Non è detenuto, quindi non è stato convalidato l'arresto, però convalidato, ma convalidati tutti gli arresti, tutti convalidati gli arresti, però evidentemente la giustizia ha ritenuto non sussistesse la necessità di mantenere. Ma il titolare di questo asilo, il proprietario, insomma, sì, che ruolo aveva? Aveva un ruolo attivo da educatore all'interno? No, allora lui aveva il ruolo di cuoco all'interno. Pertanto era... Non avrebbe dovuto avere un contatto diretto quindi con i bambini? No, anche se quelli della dimensione dell'asilo sono talmente piccoli. Esattamente da comunque far sì che un nuovo, se non direttamente, intensivamente, ma anche semplicemente ascoltando, non so, anche una commissione di ruoli tra le varie parti, data proprio. Ma era una cosa tipo fatta in famiglia o una cosa chic, vorrei capire, come asilo privato? Cioè era una cosa tipo cioè una cosa molto familiare, tipo io faccio questo, mia sorella fa quell'altro, eccetera, o c'erano proprio delle persone e si pagava molto diretta, non so. Sì, vorrei capire. Assolutamente, un asilo privato, come comunemente possiamo intendere. No, siccome so che a Milano ci sono degli asili privati che sono delle bomboniere, volevo capire. Scusate, una cosa, siccome questo è un paese molto grosso, precedenti di questa organizzazione in cui a noi non riusciamo più. Non è chiacchierata, non è bisogno che nasce. Ma è partita la genitori? No, non da genitori, è partita da due ex collaboratrici della struttura stessa, che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro e hanno poi ratificato appunto le denunce verso una nostra stazione carabinieri. Loro se ne sono andate apposta, scusi, loro se ne sono andate apposta. Beh, questo è difficile da dire. Sicuramente hanno interrotto il loro rapporto lavorativo ed hanno presentato, appunto hanno riferito a noi ciò che sapevano a tenere il tempo. Poi se le motivazioni fossero quelle o soltanto quelle, quindi nessun genitore si era accorto di niente? No, i genitori non ci hanno presentato denunce nel tempo. Però è verosimile anche che tutto sommato va detto che la sussistenza magari di piccoli segni sui corpi dei bambini possono essere dei graffi, possono essere degli arrossamenti, normalmente possono essere dovuti anche all'attività pubblica, ovviamente i bambini non in essere all'interno dell'asilo, nel senso che i bambini giocando tra loro qualche segnetto possono farsi. Perché... Lei però all'inizio ha detto che tutti i bambini sono stati interessati da questa cosa, no? Sì, in generale sì. Ecco, ma quasi quelli piccoli non giocano, no, però magari non hanno riportato segni evidenti, quindi quello che possiamo dire con certezza è che i genitori non hanno avuto l'opportunità probabilmente di accorgersi di quanto stava accadendo lì dentro. Quindi a parte voglio dire questo morsicone, questo morso abbastanza, cos'erano, sberle? Sì, poi gli argomenti che abbiamo in qualche modo documentato.